Bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi siamo tornati su Stumble Guys, vi porto un estratto live che poi in realtà, capendo che poteva essere un potenziale contenuto, ho anche iniziato a registrare nel dubbio. Ma comunque, come avete letto dal titolo, ho partecipato ad un torneo su Stumble Guys 1v1 che era pieno di bug. C'è stato il delirio probabilmente perché più o meno a quello stesso orario c'era un altro torneo con un monte premi di gemme altissimo. Quindi boh, sono successe robe mistiche. Comunque vi lascio al video, mi raccomando un bel like, iscrizione con campanellina e dai. Vai, si inizia. Dai uomo su. Dai, starting. Ma vuoi iniziare il torneo? You are all set. Oh, play, vai. Allora, le prime partite di solito ci sono i bottazzi. Ci sono nazionali anche su Stumble Guys. E come funziona? Sarebbe content, visto che hanno fatto il Twitch Rivals di Fall Guys, se si facesse anche su sto gioco, però boh, chi lo sa. Cioè, volendo si può fare, perché puoi fare le partite private, barra tornei, quindi credo che non sia un problema. No, ho perso. Credo che non sia un problema ostarli. Naggia. Vabbè, nel dubbio ci provo. Sì, vabbè, affam, barabim, barabum, barabim. Niente, questa è andata, fratelli. Ho scammato in mal modo. Bene, prima partita da dimenticare, direi. Dai, riga. Ah, dammi un livello. No, vabbè, ma quello di prima andava bene, ci ho scammato io. Dai, su. Dammi laser. Oh, quanto ci metti? Sei buggato? Oliver, tu che sei esperto. Quando fa così, che vuol dire? Riavvia, perfetto. Se me lo dice Oliver, ragazzi, credo che sia vero. Tornei. Gioca. Play. Vai. Ma questo qua non è quello di prima. Ma è quello di prima, ragazzi. Oddio, qua ha perso un botto di tempo lui. Non devo sbagliare, non devo sbagliare, non devo sbagliare, non devo sbagliare. Si vera! Allora, si può fare, si può fare, si può fare. No! No! Come qualificato? Ma? Gol! Ma come qualificato? Ma che è successo? Sì, ragazzi, sì, sì, dai. Non ho capito come ho fatto, ma dai così. Era davanti lui, non era palese. Poi vabbè, ha perso tempo per trollarla, ma vabbè. Oliver, hai una spiegazione a questo? Ha aspettato, ma è comunque passato prima lui, non so che è successo. Almeno, a me è sembrato così. Ah, che brutto sto livello. Se quello contro sa fare il jump sul tronco, è un problema. Ok, per ora mi piace la questione. Non fa il jump sul tronco. Ti prego, sbaglia. No, in realtà lo fa un po' il jump sul tronco. Ok. Goloso, 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 goloso. Non devo scammare qua, ragazzi. Non devo scammare qua. Ecco, appunto. Si è arreso. Goloso, 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 goloso. E anche un po' corposo. Vabbè, per ora sono 2-1, dai, mi piace. Anche se ho visto una cosa strana, non vorrei che si sia buggato, ma dubito. Magari si fosse buggato, perché ho visto che il round 1 ero passato, ma o ho visto male o non lo so. Vediamo. Sì, si è buggato, perché... cioè, non mi ha contato un round. Goloso! Ma che è successo, ragazzi? Per ora 2 bug, eh? Molto content sta situazione. Allora, se il tempo finisce, da quel che so, dovrei vincere a tavolino. Quindi spero che il tempo finisca. Allora, ragazzi, secondo me questa qua potrebbe essere vinta a tavolino, arrivati a sto punto. Ma per forza! 30 secondi. Attenzione, 2 secondi, la vinciamo a tavolino, ragazzi! 0 secondi. Dov'è la mia vittoria a tavolino? Ma no, me l'ha tro... ma che è sto scam? Che è successo? Ah no, round 4, vedi, round 3 l'ho vinto a tavolino, quindi dai. Dai, speriamo che questo sia un bottazzo. Dai, Caio. Allora, qua è un po' per... pigiama, ci stavo per scammare così. Allora, dai, questo qua per ora ne sa, ragazzi. Ne sa, ne sa. Però attenzione, perché di fatto... non mi piace. Devi sbagliare qualcosa, fratelli. Io ti voglio bene, però... Goloso! Molto bene, raga. Oddio, qua non mi piace... ok, ok, buono, 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 buono. Là. Ok. Allora, qua potremmo fare di questo. Di... sì, 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 ci siamo. Dai, riga. Riga, sono a 4 vittorie. Quando ne ho vinte? 4 round vinti. Dobbiamo vincerne 2 su 4. Procediamo, allora, nello scivolo. Se il mio avversario non conosce i tips, se può fare. C'ha una bella skin lui, la vedo male. Allora, vai di qua. Quelli skinnati... sappiamo che sono pericolosi, però... vabbè, niente, siamo pari più o meno. Qua in testa lui tipo... mannaggia i pesci. Conosce il tips? Lo conosce. Ha sbagliato!
Goloso, ragazzi. Oh, basta andare chillato, non devo fare errori nel dubbio, soprattutto dopo che ci sono gli ostacoli. Ok, bello tranquillo, spensierato, almeno così si spera. Qua si fa un saltellino. Non può vincere se io non sbaglio, ragazzi. Quindi cerchiamo di non sbagliare, che comunque... Ok. Ti prego, Raxor, muoviti. Ti prego, Raxor. Ok. Naggia. Non mi... Dov'è? Ok, per ora... Sto sbagliando. Aiutamelo. Vabbè, è molto particolare, ma abbiamo vinto, dai. Asciugamanino e Gatorade, raga. Sto un po' in ansia. Una vittoria a tavolino per chiudere. Se 8 minuti, se c'è una. Attenzione, 3 secondi per un'altra vittoria a tavolino. Ce l'abbiamo? Per assurdo? Goloso, connecting to match. Voglio vedere la scritta round 7. La scritta round 7, cioè. E niente, aspettiamo ancora. Vediamo se avremo un'altra vittoria a tavolino. E niente, ragazzi, ennesimo matchmaking che, boh, non so, secondo me per la partita iniziale che non ci ha contato si è rotto qualcosa. Un set win pass è sicuro. E quindi, oh, mi ha trovato uno, però credo che sia il round 8. Non ho visto bene, vabbè, poi lo scopriamo dopo sto match, ma credo di sì. Che robe strane, bella sta mappa. Sicuro perdo, ma ci proviamo. Allora, caro Peter, Bietch, aspetta, vabbè, le motte non ci sono nel torneo, quindi sotto quell'aspetto sono tranquillo. Aspetta che qua mi si è intrecciato tutto il mouse, ok. Dai, Peter, perdi, che voglio vincerle tutte 8, fratelli. Vabbè, per ora è molto edge, quindi ok, bisogna vedere appena ci saranno più laser. Madonna, mi vuole... questo ne sa, ragazzi, questo ne sa. Potrebbe essere rischioso, ma in realtà no. Dai, fratelli, perdi, su. Non mi piace. Ok, ok, a posto. Bravo, ragazzi. Però dai, magari scamma, speriamo. Facciamo così, qua facciamo così. E poi facciamo cosa, cosa. Dai, bro, perdi. Niente, lui barcolla ma non molla. Magari non barcolla neanche, oddio. Facciamo così, così. Niente. Mannaggia! Vabbè, comunque, in teoria, se tutto è andato come doveva andare, dovrei aver vinto 7 round. Quindi andiamo subito a vedere. Ok, ok, siamo alla fase 2. Io sono sesto per ora. E devo aspettare 6 minuti per la fase 2. Ma quindi per vincere... Aspetta, show prize. Ah, ma aspetta, ma se tu già arrivi top 256, vinci 5 gemme. Quindi io, nella peggiore delle ipotesi, ho vinto almeno 10 gemme. Giusto? Dunque, raga, mancano 10 secondi. Io per ora sono sesto. Molto mistico sto torneo, ma vediamo come andrà a finire. Sicuramente ora il livello sarà anche molto più alto. Fatto sta che siamo a zero, quindi se metto play in teoria. Oh, ma si può giocare qua? È rotto pure qui. Ok, mi sa che ci siamo. Ti giuro, caro Lacosti, che se non ti presenti sei un animale. Dai, un minuto e mezzo, fratelli. Raga, manca 5 secondi, non ci credo, forse vinciamo a tavolino ancora. Golosissimo nel caso. Raga, potremmo fare robe incredibili in sto torneo. Cioè, così sto video, non so che... Boh, vabbè, particolare. Beh, Lance, benvenuto a... Oh, te l'ho detto io. Wait for the next match, dai, raga. Oh, raga, sono passati tipo 5 minuti da quando è scaduto il conto alla rovescia, quindi è un po' buggato. Raga, ma ce la facciamo? 20 minutes later. Oddio, aspetta. Oh, oddio. Si va... No, dai, fratelli, allora, è iniziata la fase 3. Sono secondo su 128? Sì, ma che bisogna aspettare ora? No, ragazzi, cioè... Ora sono ventesimo. Ero secondo prima, vabbè. Oh. Fratelli? You are out. Così, a caso, sono fuori. E niente, ragazzi. Per ora sono 22esimo, quindi dovrei vincere 10 gemme. È stata un'ora per vincere 10 gemme. Quindi adesso... Non torna neanche nel menu. Ma è tutto. Oh, ecco. Ho 580 gemme e vediamo effettivamente quante ne ho adesso. E dunque, raga, è passato un giorno, io ho le mani qua per non vedere le gemme, quindi andiamo a vedere assieme. E bam, 585. Wow! Pazzesco, ma se volessi vedere un po' il riscontro, cioè com'è andato il tutto, non si può. Ah no, attenzione, si può vedere in realtà. Ah no, vedi, vedi, ok. Siamo arrivati 74esimi, avete visto com'è andato. Round 1 si era buggato. Insomma, è andata un po' come è andata. E niente, aveva vinto 5 gemme, però insomma c'è stato un po' di scam, secondo me. Io direi di fare i due giri di ruota, visto che ci siamo. Magari troviamo qualcosa di content. Video un po' particolare, visto che c'è stato quel buggettino. Ne approfittiamo, lo mettiamo comunque. Massi, 5 gemme? Guarda dove era la leggendaria, mannaggia pesci. Vai, prossimo giro. Fratelli, dammi... Boh, qualunque cosa, guarda. Sarebbe content o i 75 gettoni o le 150 gemme. Vabbè, 5 gettoni. Dai, va bene, ci può stare. Niente, raga, per questo video io comunque direi che possa essere tutto. Fatemi sapere se voi è mai successo una cosa del genere in un torneo. E per il resto, un bel like, iscrizione con campanellina. Noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.